ragazzuoli, buondì. Buondì, insomma, mica tanto buondì. Guardate, piove, il buon Pialo. Stiamo partendo verso la Val di Sole. Questo weekend, Coppa del Mondo, cross country, four cross, downhill. Sperando di non prenderla tutta. Adesso abbiamo raccattato le cose, soprattutto perché faremo un po' di podcast con il buon Erwin e il buon Toby. E penso che sarà l'attività più fruttevole di questo weekend, perché se continua a piovere così, sa che di gare ne vediamo veramente poche. Però dai, speriamo il meglio. Ah, tra l'altro sto filmando tutto con la nuovissima Go 3 che è appena uscita. La proviamo direttamente sul campo durante questo weekend, così insomma potete vedere un po' di più un utilizzo, diciamo, normale, che sia un po' fuori da quello che è la bici. Ma stai facendo video o foto? Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta su Pianeta Montazzini. Pianeta Montazzini. No, di solito è lui che monta. Suona strano detto così, però. Ma cosa fai senza barba? Super chill. Oh, però ha imparato a mettere il cappellino anche lui adesso, La pelata. Vedete che riflessi poi. Guardali, guardali. Guarda che spy shotano i prototipi. Mamma mia, che video, signori. Questo. Guardate chi è arrivato. Ehi, buongiorno. C'è anche il capo del pullman, eh? Siete arrivati voi. Per cortesia, abbiamo cronometristi italiani. Allora, 36 secondi è il record della giornata, ieri 30, ma da Mike buongiorno, noi ci aspettiamo. Allora, sei pronto? Cronometro 3, 2, 1, vai Zidi. Ale, ale, vediamo subito che parte bene. Dai. Tipo casco rosso, attenzione. Zini così tutti determinato. Tutti i piedi sul divano. Attenzione. Zini così determinato. Guardate come la mette dentro in curva. Super tecnica Zini, velocissimo. No, attenzione così. Incredibile. Qual è il tempo, Calle? 30 secondi e 76. Sei stato veloce come il meccanico di Nino. È nuovo il prodotto. È arrivato da 10 minuti, ha già vinto, ha già fatto tutto. Vai Pialo. No, faccio io, ce l'ho. Io devo lavorare, Raga, abbiamo trovato anche Gandalf di Benvenuti nuovo. Benvenuti nel movie. O tra l'altro, world. Piccola clippettina, ne parleremo magari in un video dedicato. L'avete già visto, muovi in altri video che abbiamo fatto per la Paganella e per la Val di Sole. Ma da quando è che si implementerà la cosa? Da un mesetto, quindi da fine luglio su tutta Italia. Quindi avremo un botto di aree nuove, super fighe da poter esplorare con tutti i vari sentieri, soprattutto per noi che facciamo enduro, trail, insomma, cose un po' più tecniche. Quest'app è una bomba. Dalla voi sempre. Sempre. Io. Ciao Ulisse. Ehi, ciao. Com'è? Bene, te? Beh, a te lavori sempre, ma anche tu non mi sembra che ti tiri indietro. Guarda, mi sono il più bello che avevo in casa. Stavo cercando di rubare i segreti, ma... Niente segreti, comunque siamo ovviamente sempre qui. Ogni evento Ulisse c'è a martellare. Esatto. Polvere, fango, Ulisse è lì. Uguale, guarda. È lì. Oggi né polvere né fango, quindi buona giornata. Comunque dovrai stare attento a questa camera perché filmerò tutto il weekend. Anche la sera, feste, tutto. Ma fai tutto, pubblichi tutto quello che succederà lo pubblichi. Tutto. Ritiro passo, questo è il mio? Attenzione. Il 3000 e per Pialo 3001. Cos'è che dicevano? Che quelli che lavorano sono sempre quelli. Sto leggendo i bellissimi commenti su Instagram della nuova Glory. Cos'hai combinato? No, come hai fatto? Sai il Brook? No, il tonale, era un murettino così. Comunque ora si parte per lo short track. Manca poco, dai, sono già schierati i pro che ce li siamo persi bellamente, perché ovviamente tra i saluti e tutto il resto ci siamo persi tutti, ma recuperiamo nei prossimi giorni. Stavo pensando a loro. Qua chi c'è? Grandissimo! Che bella camera, hai visto? Bellissima, c'è anche la cucina. E via. Donne Elite. Ovviamente c'è il track percorso ridotto, molto nervoso e molto corto. Vediamo la nostra Marti, da lì davanti. Grande Marti. Oh, grande Ivi. Forse la Marti riesce a recuperare un po' di posizioni lì, ma è veramente tosta, eh. E vince la Stinger con una volata incredibile. E arriva anche la Marti. Dov'è?
Luigi? È andato via? Mamma mia. È scappato Luigi. Siamo andati a cambiarsi dato che ha cominciato a piovere, purtroppo per noi. E nel frattempo è partito lo short track. Proviamo. Ale Luca, ale. Giusto per farvi capire la quantità di fotografi e addetti media, video che ci sono sul percorso. Poi li vedete quando sono passati gli atleti, correre avanti e indietro per cambiare spot, ovviamente, perché in base al tipo di percorso, in base al momento della gara, si spostano per avere le inquadrature migliori. E intanto qui si continua a menare, purtroppo Luca è un po' indietro. Il problema è questa parte del percorso dove siamo proprio adesso, dove si incastrano tutti. I primi passano agevolmente, infatti vedete Schulter e Schwarz passano lì con che facilità, saltano su queste rocce nonostante la fatica, e poi tutti gli altri invece che devono un po' remare perché si incastrano e quindi devono mettere il piede a terra. Sei pronto? Ma sì, dai. Oh, vogliamo la medaglia qua? Piano. Come no? Un podio almeno. Solo se annullano la gara. Cosa? Oh, ma chi c'è qua? Chi c'è qua? Ciao. Sì, sempre. Com'è TV? Sì, dai. No, ti bisogna essere positivi. No, ma siamo positivi. Dai. Ci siamo quedati un po' sfigati. Vabbè, ma la sfiga fa parte del gioco. È un giro, dopo ritorna. Oh. Poi raga, cioè, come non tornare dalla nostra famiglia dell'anno scorso? Yeah. Ciao Zili! Cioè, oggi c'è, cioè, upgrade. Tra l'altro l'altro giorno guardavo questa cassetta su Instagram. Cioè, livelli stratosferici qua. Livelli alti, livelli. Mamma alti. Mia, assurda, complimenti. Anche ecco, faccio un po' di tour. Cioè, qua upgrade, siamo passati l'anno scorso dalla tendina al motorhome. Prego. Ah, io primo? Sì, dai. Sono emozionato. Quella sono living. Che bomba. Riunioni. Un lettino. Qua abbiamo un lettino di recupero dei ragazzi. Sì, ma possiamo fare la festa qua? Certo. Anno. Qua abbiamo due brande. Ah, c'è anche qui per dormire. Qui abbiamo due brande, sì. Ma perché qui c'è la cabina? La cabina, sì. C'è il pilota e poi sopra il pilota sono due posti letto. Cucina, il pialo. E questo qua è un bagno, diciamo... Cazzo, ma è un bagno gigante? Hai tutto qua dentro? Certo. Ma che robetta. E poi qua? Che figata. Ma per salire qua devi essere Spider-Man però. No, vabbè, questo qua è l'appoggio. È l'appoggio diciamo che è un armadio. Che poi figata. Abbiamo cambiato la struttura. Ho visto. Mamma mia. Questo beh, qua. La zona relax, devo zona dire relax, che si è ampliata. Oltre il camion e il paddock nuovo. C'è il vuoto. Questo c'è lo chef. Ah, c'è il bianco. Ciao Andrea, è facile. Due grandi amici, qua invece. Ma che robetta. Abbiamo ormai upgrade di livello, sì, qui, eh. Dai. Cioè, andiamo via noi, guarda, fanno tutti gli upgrade. È facile lui a cucinare questa. Vabbè, certo. Oh, ma avete visto che è arrivato? Visto che è arrivato? Guarda che fa. Ah, che robetta. Full option hai qua, eh. Fari, sospensioni, parafanghi. E con che sospensione? Perché ho fatto il sag prima. Ah, perché è trasporto per due, no? Quindi sag per due. Oh, salute. Salute ragazzuoli, salute. Oh, ma c'è One Horse Band, ragazzi. È una bomba. C'ho anche la maglietta a casa sua. È super bravo, cazzarola. Non lo conosci lui? E nel frattempo è partito il Pro Cross. Lo potete sentire dal macello che c'è. Oh, basta con questi video. Ciao Lari. Ciao. No, ma non so se posso salutarti, eh. Non so se posso, forte. Boh, io sono sceso, erano gli altri che erano lenti. E adesso, grazie. Grazie. Salute! Buongiorno ragazzi, dal mio super camper
si prepara il caffè. O come dicono in un famoso canale su YouTube, buongiorno equipaggio. Sì. E qua la citazione, sì, siamo al telefono con Erwin Ronzone. Ciao, ciao, buongiorno ragazzi. È pronto il caffè? Senti il caffè che sale, Erwin? Che vlogger che sei? Madonna santa, vero camper life qua, eh. Siamo nel nostro solito prato, qui appena prima della gara. Ci sono un po' di persone, qua c'è il camper del buon papà del Pialo. E adesso mangiamo due biscottini e torniamo a registrare dei podcast. Comunque oggi ragazzi, evento più unico che raro. Infatti il meteo non sa se tirare giù il diluvio della vita o far uscire il sole. Sono io che sto rompendo le palle agli altri per farli svegliare, visto che sono in ritardo per perché posto. Dovevo spiegare tutte le dinamiche del camper alla Toby. Ah beh, quali sono le dinamiche del camper da spiegare? Facci allora, prima roba le scarpe. Vabbè, questo qua si poteva capire. Cioè le scarpe peggio cessate del mondo. Parsimonia nell'utilizzo dell'acqua. Cosa che qualcuno non ha ancora imparato a fare. Ordine che non c'è. Ok. E attenzione a tutte le cosette di plastica che si rompono, tipo, non so, le chiusure, i cassettini. Ok. E questo un'ora per dire queste tre cose. Sì, ma e invece no, questo 5 minuti. Ok. 55 per ricordare la caduta in bici di ieri sera. Giusto. Non avete visto. Che voi non lo sapete, ma ieri sera Toby nell'andare via, Erwin l'ha caricato sulla sua cargo bike, sulla sua city bike. E nel partire Toby, facendo il figo, parlando del fatto che lui di EWS ne ha fatto un sacco, è caduto dalla bici. E davanti a tutti, tra l'altro. Scena più bella del mondo. E intanto la gamba di Erwin continua a essere un po' gialla. Mamma mia, non ti invidio neanche un po', sai? Ora vieni allora, sono a 5, salutare i motocrossisti, ti 5, danno anche la 2,50, colazione. 7,50, anche c'è un po', guarda. Al boss? Guarda, c'è un po' di monete se vuoi, va bene? Eccoci, tra l'altro subito gente scarsona. Tanto quest'anno il formato è diverso dagli anni scorsi. Ci sono le qualifiche, cioè sono le semifinali e poi le finali. Quindi gli atleti devono fare due discese a manetta, il che aumenta ancora di più il rischio, la fatica, insomma, tutto lo stress che ne consegue. Questa è la prima volta che vedo un Atherton dal vivo. Alla fine è molto molto figa. Cioè ragazzi, guardate qua che ritorno. Back to primi 2000 col tirante attaccato alla pinza. Mamma mia, per evitare l'effetto di blocco della sospensione durante la frenata e svincolare appunto la pinza dalla sospensione. Mamma mia, che ricordi. Gente scarsa in partenza. Un po' di concentrazione, Toby. Ma senza qualcosa, anche senza tensione. Dobbiamo ringraziare Toby che ci fa un po' di line check. Secondo me ragazzi, lì dove è un po' più scuro è la linea un po' più rotonda. Davvero? Io passerei lì. Sembra anche che non l'ha fatta nessuno Toby, no, quella linea lì, eh. Quando pare è proprio nuova. Nessuno, capite. Nuova, nuova. Ah, ma sei anche un guada. Di là, bastardi. Praticamente. Ciao Harry Cui. Ciao, non è bello qui. Com'è tia? Come ti sembra questa downhill? Mi sembra che... E va bene. Impossibile, non me lo spiego. Davvero? Ma non ti spieghi la velocità o il percorso? Disse quello che fa i panettoni i doppi da 30 metri. Vabbè, per me è normale quello. Eccola. Prima gli atleti professionisti. Sì, esatto. E poi, dillo, ragazzi. Cosa? E poi gli scarsi. Comunque, ragazzi, qua in Coppa del Mondo è tanto difficile scendere in bici, ma tanto difficile scendere anche a piedi. Quanto ha di vantaggio? 3-6. Com'è? Adesso diventa che sei. Ecco, questo qua deve tenere. Tieni duro! Tieni duro! Lui comunque numero uno, veramente il numero uno. Avanti e indietro, batterie su e giù. Che arriva. Giusto per farvi capire, da lì entravano e saltavano
dentro nel canale di sotto. Assurdo. Oh, comunque raga, prima vittoria in coppa da elite di Jackson Goldstone, eh. Mamma mia, che gas e che manetta. Adesso torniamo giù per le premiazioni, soprattutto per registrare il podcast. Ciao Terra di Trento. Salute ragazzoni della provincia. Ciao Andrea. Scusi, ma ha degli adesivi? Ha degli adesivi? Sì. La ringrazio. Mi serve per caso. Campioni! Camere, no? Campioni! Campioni! Siete pronti? Sì. Ci sarà l'autografo di Goldstone e di fianco quello di Erwin Rondon. Quello di lui? No, qua c'è quello di. Chi era? Minar. Piccolo! Qui grande! Due in mezzo. E Maria qui? E dopo il podcast con Enrico finiamo in bellezza con Ulisse. Oggi personaggioni. Enrico subito al lavoro, non si molla mai. E intanto qua ci hanno abbandonato tutti. Podcast finito. Volete sapere una cosa bella? Mi sono dimenticato di Erwin e Toby al patto che stavo andando. Mamma mia, sono proprio bollito, eh. Meglio che vado a fare una bella vacanza, altro che World Cup. Toby, mi sono dimenticato di te. Vecchio. Che bella situazione c'è qua, cosa avete tirato fuori? Ma che robetta, camperino. Te lo dico. Che bella vita che c'è. È Bumble nuova questa, te lo dico, te lo dico. Ragazzi, buon dì. Dalla Pialo Mobile si parte direzione 50 metri camper di Erwin. Caffettino straveloce e poi ritorniamo da Vittoria per fare un altro episodio del podcast. Buongiorno principesse. Va che mezzo. La madonna. Vai campione. Campione. Ciao vecchio. Oh, ti vedo in forma oggi. Splendente. Ma che colazioncina che ti ha fatto il buon Erwin. Grazie Erwinio. Sono entrato direttamente con le scarpe nel camper. Prima regola, ragazzi. Grazie, camperista, mai entrare con le scarpe nel camper. Mai. Dall'opera, mamma mia che produttività. Oggi ragazzi c'è il Tibi. Sei un po' teso Tibi? No. Ok, va bene, va bene. Ma adesso è arrivato il momento della redenzione. Bisogna battere il record. Non si può stare lì a pari merito. Pronto? 3, 2, 1, vai Andrea! Subito con una nuova strategia Umberto ha buttato dentro l'inserto del copertone e ora va dritto sulla ruota. Non sta pagando. Siamo quasi alla fine, comunque vai Andrea, sei andato bene, vai. Signore invece ci ha sbalordito, ci ha stupito tutti perché ha fatto un nuovo record del weekend, 26 secondi. Mani di Tenaglia, Nerviani l'ha buttata su tutti. Prova anche il tiso. Allora, dai, 3, forza. 2, 1, vai con il montaggio. Già. Prova a replicare la tecnica del figlio. Io ho dato le ossa montate 4. Mai ucciso, forza, lavoro di mano, forza. Male. Bravo ucciso, 1 minuto e 39 secondi. 40 ieri. 3, 2, 1, vai. Partito il tempo. One eternity later. Su con le mani, eccolo. 1 minuto 18 secondi per Erwin Ronzone, comunque un ottimo tempo. Abbiamo capito che mangiare oggi è complicato qui. C'è veramente una paccata di gente. Quindi adesso recuperiamo. Tanto qui si smontano il team di H, i Giant. Recuperiamo la nostra bellissima chance e si torna a mangiare qualcosa. No, vegetariano. Oh, buon appetito, eh. Niente ragazzi, ci perdiamo la gara delle donne, ma ne approfittiamo per fare un'altra puntata del podcast con Gloria. E si parte con questo nostro super cavalletto Manfrotto, modello esclusivo.
Ragazzi, siamo persi una garona cazzarola. Quanto mi dispiace. Martina ha fatto secondo. Quanto mi dispiace aver perso la gara. Ah, male male, vabbè. Adesso ci gustiamo la gara degli uomini. Martina! Porta! Marti, mi fai un autografo, Marti? Grande Marti, ci vediamo. Grazie, grazie. Si parte. Salute Tella. Non mi ricordo. 2 su 2. Bravi ragazzi. Peccato per il naso, peccato. No, sto guardando come fanno le interviste live. It is scotchamp by questi Nino Short. Siamo venuti a salutare anche Luigi. E niente, con questo ormai passato tramontino, direi che possiamo chiudere questo vlog. Ragazzi, è stato un po' a caso, non ho idea di cosa salterà fuori nel montaggio. Spero vi siate divertiti e soprattutto sono convinto che chi è stato con noi questo weekend in Val di Sole si è divertito un sacco, perché l'atmosfera era veramente una bomba. E intanto qua una Skoda R5. Ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se è la prima volta che arrivate qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più di questo weekend in Coppa del Mondo. Devo dire, grande sorpresa Santa Cruz, perché tra la DH e cross country con Martina, tanta roba. Raga, noi ci avviamo verso Campiglio, ci vediamo nel prossimo video. Ah, e fatemi sapere cosa ne pensate della qualità di questo video, dato che l'abbiamo girato tutto completamente con la InstaGo 3 e penso che faremo magari anche un mini reel velocissimo, giusto per vedere un po' e sfruttare il fatto di poter fare video orizzontali, verticali, quadrati e tutto il resto. Ciao.